Buongiorno, questa è la sesta lezione e direi di riprendere il tema della salute di cui abbiamo parlato la volta precedente. E fra parentesi, voi avrete notato il mio bellissimo cappello nero, vero? Bellissimo cappello nero. Il romanzo che sta per uscire ha come titolo del primo capitolo Un cappello nero sul marciapiede. Ho detto bene? Un cappello nero sul marciapiede. Un romanzo di grande bellezza, di grandissima bellezza. Un romanzo che nasce dall'esperienza di questi tempi. Io vivo tra Padova, Venezia e Trento. La città immaginaria in cui vivo è San Felix. E a San Felix accadono quelle cose che voi potete vedere che stanno accadendo in Europa. In Italia per il momento ancora sono tenute in sordina, perché tutte le manifestazioni con botte, eccetera, sui giornali appaiono di sfuggita. Invece il malcontento che c'è in tanti altri paesi occidentali si sta manifestando in forme scontri con la polizia. Pensiamo a quello che sta accadendo a Parigi in questi giorni. Il mondo è in fermento, il mondo è in subbuglio. Per cui, riprendendo il tema dell'ultima volta della salute, voi immaginatevi, molte persone dicono, ah, se c'ho un problema vado al pronto soccorso, vado dal medico, eccetera. Ma voi immaginatevi, se c'è una calamità naturale, se c'è, che so io, un afflusso anomalo di persone verso le strutture sanitarie, è chiaro che a quel punto la gente muore in attesa dei soccorsi. E vi dico questo, che non è fantascienza, perché io riporto nel libro che sto scrivendo un dato di dicembre 2022 a Londra. Per tutta una serie di ragioni, per gli scioperi, perché anche lì c'è un malcontento incredibile. Allora, si sono verificate code di 80.000 persone davanti al pronto soccorso di Londra. Attesa media di più di 10 ore. Allora, voi capite che in questi casi di afflusso anomalo, il povero disgraziato che avrebbe il codice rosso, ma se sono tutti in codice rosso? E comunque accertare se il tizio è da codice rosso o no implica tempo, persone e così via. Basterebbe questa sola ragione perché una persona minimamente desiderosa di star bene non delega certo al medico, neanche al medico di famiglia. Il medico di famiglia, per tutta una serie di ragioni, anche quelli che sono bravi, sono diventati dei sottoscrittori di ricette. Mi diceva un amico, un caro amico medico di famiglia, che il paziente va da lui dicendogli già
che farmaco vuole, che prescrizione vuole. E se il medico non gliela dà, il paziente, rimbambito dalla televisione, dai giornali, da tutta questa stampa che ha interesse a che le multinazionali tengano sostanzialmente i cittadini sotto pressione, e io in questo saggio dico che la lobby delle multinazionali, dei farmacisti, degli ospedali, degli assessori alla sanità, di tutto quello che gira intorno alla medicina, non è difficile calcolare che circa un decimo del PIL mondiale, ma forse anche molto di più in realtà, fate due conti, pensate soltanto alle fabbriche che hanno prodotto le mascherine, che non servivano un accidente. Quanti miliardi di mascherine sono state fatte? Con danni all'ambiente, perché si trovano ancora per la strada le mascherine. Allora, tutta l'industria messa in piedi, ma anche questo uso, questo abuso di detergenti, guardate che questo abuso genera malattie, perché soltanto inalare quelle sostanze è cancerogeno. Ci sono studi seri, studi di medici indipendenti, chiaramente, non certo, come si dice, non certo gli studi di medici pagati. Guardate, io riporto in questo saggio, e ne accenno soltanto, il caso della talidomide nel dopoguerra. Ancora si vedono in giro persone con deformità mostruose perché quel farmaco era teratogeno, ma per ben un anno la società produttrice ha continuato a commercializzarlo perché stava facendo affari d'oro. Allora voi dovete è consigliabile che voi in farmacia ci andiate soltanto per comprare il dentifricio, perché non tutti i dentifrici si trovano al supermercato. Certi dentifrici buoni si trovano in farmacia. Ma per tutto il resto, ogni farmaco che comprate è soltanto un aggravare la vostra condizione. Perché? Perché, e lo ripeto anche se l'ho già detto, il giuramento di Ippocrate, giuramento che fanno tutti i medici, prevede che il medico debba curare per guarire, non curare per curare. Oggi le cure servono a tenere il paziente, come si può dire, sotto pressione. In modo tale, sì, quest'anno fa il controllo, e quando devo rifarlo il controllo? Venga fra 2 anni o fra 1 anno. E così ogni specialista sostanzialmente diventa un controllore non della salute, perché ripeto, la salute ciascuno deve controllarla da sé. E se uno sta bene, perché deve andare a farsi esami? Se uno sta bene, perché deve andare a farsi esami quando metà delle malattie sono iatrogene? E questo, digitate in internet malattie iatrogene, digitate in internet malattie iatrogene, e vengono fuori degli studi indipendenti degli Stati Uniti da cui risulta che le malattie che si contraggono in ambiente medico
e portano a nuove malattie, appunto, o addirittura a morte, sono il 50%. Io, parlando con un medico scienziato, gli ho dato questo dato, gli ho riferito questo dato, e lui mi fa, ah, anche di più del 50%. Allora, la bellezza, diciamo così, dello studio che ciascuno dovrebbe fare, non è possibile che si sappia tutto dei giocatori di serie A, di serie B, di serie C. Ogni tanto mi diverto ad ascoltare radio sportiva. È anche una trasmissione sportiva di Radio 24. Allora, è divertente perché intercalano, diciamo, gli argomenti del giorno con i campioni del passato. E allora ricordano che XY, terzino in una squadra di serie C, è riuscito a portare con i suoi gol quella squadra in serie B. Persone morte, eccetera. Ma vi rendete conto che la gente si riempie la testa con queste amenità e non sa neanche bene quali sono le funzioni del fegato, quali sono le funzioni dei reni, come è strutturato il cervello, come è strutturato il sistema nervoso attraverso la spina dorsale, eccetera, eccetera. Non sanno che effetti devastanti hanno i grassi idrogenati, effetti devastanti. Io scrivevo, non mi ricordo più dove, in uno dei tanti saggi che mi diverto a scrivere e che però girano per il mondo, per cui evidentemente qualcuno li trova interessanti. Allora scrivevo che se voi andate in un supermercato, anzitutto la cosa che mi colpisce di più è che il reparto per il cibo degli animali, cani e gatti, è molto più esteso del reparto dedicato ai neonati. Ormai la gente si interessa più ai cani e ai gatti che ai bambini. Vabbè, questo è un dato di fatto della nostra demografia. Ma la cosa che mi ha colpito di più è che ogni tanto, guardando le etichette dei prodotti in esposizione come si chiama, nei supermercati, questi prodotti contengono sostanze cancerogene. Ci sono degli studi indipendenti, ripeto, che hanno accertato l'effetto cancerogeno di queste sostanze. Certo, l'effetto cancerogeno non è che uno, non è come bere stricnina che se uno la prende finisce a terra. Gli effetti cancerogeni sono per accumulo. L'ho già detto in un incontro, ma lo ripeto, uno studio indipendente francese ha accertato il nesso di causalità fra il consumo per 6 mesi di scatolette di tonno, per 6 mesi, e l'insorgere del cancro. L'insorgere del cancro, in uno dei punti dell'apparato digerente. Questi sono studi seri e sono verificabili, perché basta vedere di che cosa è fatta una scatoletta, di che cosa, come viene conservata fuori del frigo questa carne di come si chiama, di pesce, no? Cioè,
quando si dice non è né carne né pesce, in realtà anche il pesce ha carne, non è che è un vegetale il pesce, giusto? Allora, tornando a noi, io vi invito a comprarvi un'enciclopedia e a studiarvi come funziona il corpo umano. Perché una volta che uno capisce come funziona, capisce anche che certe cose non vanno fatte. Io vi invito a comprare i miei saggi o andarveli a leggere nelle biblioteche nazionali e universitarie, perché là io indico, non scendo nei dettagli, ma vi voglio dire un dettaglio. Io, quando mi accorgo che di avere la lingua biancastra, un po' biancastra, quello è il segno che io ho mangiato troppo, perché in effetti tendenzialmente io tendo a mangiare. Allora, per un paio di giorni mi limito e la lingua torna bella rosea, come deve essere. Un altro esempio, poi ho finito. No, lo faccio la prossima volta? Sì, dai. Allora, la prossima volta accennerò ancora, poi passeremo oltre, perché parlare troppo di salute potrebbe, che so io, scaramanzia. Un po' di scaramanzia serve. Allora, buona giornata.